Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Dai, togli il green wall, Pimot. No, nessun green wall, ci siamo fatti 2 ore di cammino apposta per fare questa intro, perché penso che sia finora la più bella del mio canale. Cioè, ragazzi, per chi non l'ha riconosciuta, queste sono le 3 cime di Lavaredo, perché noi ci troviamo in Trentino. Chiedo scusa anche qua per l'audio, perché c'è un po' di vento e vabbè, sarà quel che sarà, però guardate che roba. Cioè, è pazzesco. No, è incredibile, ragazzi. Oltretutto, in questo posto c'è anche una leggenda molto particolare che mi ha incuriosito tantissimo. Ma magari iniziamo a incamminarci, così ci scaldiamo anche un po', che fa un pochettino freddo, e intanto raccontiamo la leggenda. Ok, andiamo. Allora, raga, questa vicenda parla di una bambina di 8 anni di nome Misurina, ok? Che aveva perso la mamma quando era proprio una bambina ed è sempre stata molto capricciosa, ok? Cioè, quello che voleva lo voleva, un po' come me, insomma, no? E il padre pensava che questa cosa, questi suoi capricci, fossero dovuti al fatto che lei aveva perso la mamma, cioè quindi una sorta di compensamento al dolore. Voilà, esatto. E quindi cercava in sostanza di accontentarla un po' in tutto. Il fatto è che ovviamente loro erano di queste zone, infatti non siamo qui a caso. No. Ok? Il fatto è che proprio qua viveva una fata. Una fata che attraverso lo specchio, uno specchio, riusciva a leggere l'anima. Quindi questa Misurina a tutti i costi voleva quello specchio e il padre ha deciso di accontentarla. E quindi non so se si saranno fatti il pistone che ci siamo fatti noi oggi. Sicuro, veramente. Però l'ha portata qui, qui dove c'era questa fata. Bene, riprendiamo questa discesa ormai molto, molto discesa. Raga, qua parte una challenge, cioè Pimot si deve ricordare la leggenda, raccontarla e cercare di non morire. Sì, perché raga, cioè, questo è il sentiero pieno di pietre, ma guardate come si scivola. Cioè, se scivolo finisco là, praticamente. Quindi la leggenda, se me la ricordo bene, intanto guardo dove metto i piedi, perché sennò mi ammazzo e il video lo finisce poi qualcun altro. Sì. Parla di questo padre che, ancora per una volta, vuole accontentare la figlia, la porta qua da questa fata, che ha questo specchio dove potersi specchiare. Ma la fata non è che fosse tanto dell'idea di farla specchiare, ma la bambina non contenta decide alla fine trova il modo di convincere tutti e farsi specchiare in sto cavolo di... No, allora... io già non riesco a concentrarmi con tutta questa fatica nello scendere. Non è proprio così, nel senso che okay, la bambina a tutti i costi vuole specchiarsi, ma non so perché questa fata a un certo punto, si vede che aveva qualche rimorso. E quindi cosa dice? Pensa, devo inventarmi qualcosa per cui lei possa cambiare idea. Un escamotage. Esatto. E che cosa si inventa? Questo me lo ricordo molto bene. Dice, se ti specchierai in questo specchio, tuo padre si trasformerà in una montagna. Esatto, hai capito? La bambina tutta esaltata dice, sì, figo, così potrò sempre stare con mio padre. Si trasformerà in questa montagna e potrò giocare sempre qua, sempre stare con lui. Ok. Sì, infatti. Il padre sarà stato contentissimo per una vita, ha accontentato la figlia, poi l'ha subito voltato le spalle. Il padre l'ha detto, ma no, figurati se accetta. Eppure accettato. Così la bambina si specchia, il padre ad un certo punto si inizia sempre di più ad alzare e trasformare in questa montagna, finché a metri, sta bambina si trova sul cucuzzolo di questo monte. E poi, anche qua, non c'è tanto lieto fine, perché la bambina cade e muore. Il padre, vedendo tutta la scena, alla fine... Ah, raga, come Pimo spiega. Cioè, è stato bellissimo. Cioè, niente, metri. E poi muore. Comunque, il padre, vedendo tutta la scena, inizia a piangere e si dice che abbia formato... occhio non cadere. Si dice che abbia formato una serie di laghi, laghetti. La cosa più importante è che le lacrime del padre hanno formato un lago gigantesco. Esatto. Appunto il lago chiamato il lago di Misurina. Esatto. Che si dice che questo lago contenga ancora dei frammenti di questo specchio. E che lo specchio è andato in miliardi di frammenti. Sì. Che poi, a quanto pare, si sono riuniti proprio nel lago. Niente, ma no. Sgoogolate. Esatto, sgoogolate. Perché secondo me capirete di più. Fidatevi. Sì, esatto. È molto, tanto non è lunga. No. Comunque, questo lago si dice appunto che ancora ora ci si possa specchiare e...
vedere la propria anima, o sbaglio? Esatto. Hashtag il mignolo di Pimot. Pimot fetish. Ecco, avete presente, raga? Ditemi che non vi è mai capitato. Scrivete nei commenti se vi è mai capitato la cucitura di... esatto, che va sull'unghia del mignolo. Fa un male cane con gli scarponi. Fa veramente un male cane. Mette male quel sentiero. Cioè, vorrei solo dire che noi eravamo là, vedete quel tetto? Lì ho fatto l'intro del video, mi ha fatto tutto questo percorso. E ora siamo qua. Non è fiato? Non ce l'abbiamo il defibrillatore. Qua stiamo continuando il cammino, ormai il sole è sceso. Fa freddissimo. Manca ancora, penso, boh, mezz'ora. Dobbiamo arrivare. Là? Là. Là sopra. Però fa freddissimo. Non dobbiamo fermarci, sennò sentiamo ancora di più freddo. Noi siamo arrivati al lago, ma vi diciamo già che non è lo stesso giorno di ieri. E la motivazione è molto semplice. Sono tornati al buio. Quindi abbiamo detto, raga, al lago, dato che il lago è raggiungibile in macchina. Esatto. E ci siamo venuti oggi. Però quindi in teoria, cioè, io mi specchio qua e vedo la mia anima. Sì, infatti sto cercando di vederla se è bella. È bella la tua anima, Paolo? Avrei capelli io qua. È bellissima. È bellissima. Siamo tutti e tre. Stai scherzando? Sì. Ok, quindi la tua anima siamo anche io e Pimot. Non sei contento? Sì, hai visto? Ma dai, sembri il Re Leone. Sembri il Re Leone che guarda il suo riflesso. Lo vedo. Vedi? Aspetta, che devo andare un po' più avanti, solo che ho paura di cadere. Ok. Allora voglio provare prima io. Va bene, prima le signore. Se c'è la mia anima laggiù che mi guarda, mi faccia vedere qualcosa. Qualcosa. Adesso... Prova a andare tu, Pollo, allora. Sì. Io ti ho tolto il flash, Simo, okay. Così non ti dà fastidio. Ok. Io ti vedo. Io anche. Vedo tutti e tre. Sono le nostre anime? O siamo tre deficienti che ci sono? Non lo so. Beh, sicuramente è una leggenda, raga. Esatto. Certo. Cioè... Oddio. Si è allungata la testa. E non ritorna più normale? Non lo so. Speriamo di sì. Ma che roba angosciante. Un po'. Ora deve provare Simo. Vorrei provare io. Quindi qua in teoria dovrei vedere la mia anima. Ok, io la vedo. Anima, hai qualcosa da dirmi? Che tipo... finirai nel lago. Esatto. No, ecco. Adesso, ok, facciamo... Simone? Cosa? Oddio. Oddio, l'ho ripreso. L'hai ripreso? Cosa? L'ho ripreso. Cos'è? Non lo so, ti è uscito qualcosa dalla testa. E non era cosa Paolo. Cosa dalla mia testa? Non lo so, ti è uscito di qualcosa. Qua, così? Sì, esatto, da lì. Ti è uscito qualcosa. Di nuovo? Raga, lo sto riprendendo. Lo stai riprendendo? Sì, io lo sto facendo riprendendo. Fatica a vederlo, Che cos'è? Oddio, ma siete... Raga, siete in due? Paolo, come sei siamo tu? In due? No, non scatta, sei tu, scatta, è impossibile, scatta. Sei dall'altro lato. È andato via, raga, è andato via. Vabbè, vedete? Paolo è da questo lato. Io ce l'ho filmato. Si vede chiaramente Paolo com'è il suo riflesso, No, no, ma poi Paolo è da questo lato. Ovvio. La cosa era dall'altro lato. Di qua? Sì. Raga, c'era qualcosa vicino a Simone. Raga, vi prego, andiamo a rivederlo. Ma scusa, così io in teoria tocco la mia anima? Non lo so, adesso no, adesso non vedo più niente. Cos'era? Cos'era? Che cavolo era? Oh, avevo la mano nell'acqua, eh? Ho visto. C'è stato un tonfo lì. Scatta. Aspettate che metto la luce. Non lo so. Ok, ho messo la luce. Non lo so cos'era. Stai mettendo la mano di nuovo? Sì, ce l'ho dentro.
Però io non riesco a prendere tanto lontano. Ma però voglio vedere se ci sono le donne. Oh raga, andiamo a rivedere le immagini. Questa roba è stata proprio strana. Sta roba è angosciante. È stata veramente strana. Adesso non so nelle foto cosa. Non lo so, ma le riguarderemo tutte. Però nel video di sicuro c'è. Allora. Nel video di sicuro. Vedi che un fondo di verità c'è. Questa roba è una roba figa, allora. C'è un fondo di verità in questa leggenda? No, vabbè, ti giuro mi sono venuti i brividi. E io purtroppo non l'ho visto. No, però lo stavo filmando io. Però sono curioso di le immagini, assolutamente. Beh, direi che è stata una bella avventura. Una bella avventura, sì. Dopo le tre cime di Lavaredo ci mancava la nostra anima. Beh, se sono riuscito a vedere la mia anima riflessa nel lago, da una parte... Cioè, sono contento, però poi. Non so se è una cosa positiva o una cosa negativa. No, è positiva. Credimi, è positiva? In tutti i posti che siamo andati noi, ce l'avessero già puppata. Non la vedevi. Ah, quello. Quindi vuol dire che è ancora attaccata a te. Vedi il lato positivo. Sì. Allora, sai la famosa frase: hai venduto l'anima al diavolo, quindi non l'avresti vista. Ok, ma non è che poi la mia anima rimane qui lì dentro, quel lago. Vabbè, non lo so, ma che vada, torniamo a riprenderla. Bene, ragazzi, questa avventura è stata pazzesca. Siamo passati veramente da in cima alle montagne a un lago. Esatto. Spero di avervi portato con noi in una bella esperienza, sia in bei posti, bei panorami, perché a me hanno emozionato un sacco, sia comunque questo esperimento. Forse per quello che hai avventura. Visto la tua anima. Perché ero talmente emozionato, forse esatto. Che sono riuscito a... Caspita, che ne sai? Magari si basa proprio su questa la leggenda. Può essere. Beh, effettivamente, cioè, chi è che rimane, puoi dire... Impassibile, esatto. Impassibile davanti a un panorama del genere. Le emozioni nessuno. Le tira fuori chiunque. Assolutamente. Solo chi è senza anima. Solo chi è senza anima, è vero, è impassibile alle emozioni. Cavolo, che belle cose che dite, ragazzi. C'è quasi, non so, mi viene fame. Così, vabbè. Patate fritte. Queste sono le emozioni di Debbie a quest'ora. Esatto. Ragazzi, quindi se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. E non perdete i prossimi video, come sempre, il martedì e il giovedì, sempre alle 14:15. Un saluto.